due squadre, entrambe reduci da grandi battaglie nella giornata di ieri. Il Famila Buberschio, che ha vinto in overtime contro la Passalacqua Ragusa per 87-80, e il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che ha vinto 53-48 contro l'Allianz Jazz Sesto San Giovanni. Questa è la prima semifinale della Tech Find Coppa Italia Final Eight, la Molisana, e sia anche il compleanno di Martina Crippa. Chiaramente non credo che coach di Kailakos si sia fatto condizionare da questa ricorrenza. Non era andata a segno in questo caso. Verona, il pallone ancora per Kiss dalla distanza. Verona con la finta su Thomas, cerca lo spazio, tiro difficile, grande giocata. Schio è sopra 22-8, Mebri va subito a scattare in contropiede, 24-8. Colei che può dare una certa imprevedibilità dalla panchina. Intanto Makurat va a realizzare da tre punti proprio sul passaggio di Ciavarella. Stazionare costantemente anche 5-6 metri fuori dal canestro. Qua Ciavarella va a trovare un canestro. Tenere Ciavarella che si incarta con il pallone. Sottana dall'altra parte. L'asse Mesdag Sottana confeziona tre punti. Sassari comunque è tornata in singola cifra di svantaggio. Qua Thomas rischia di perdere palle, brava a mantenere il controllo. Holmes contro Verona, che prova a fare quello che può, ma contro Joyner Holmes è come provare a fermare un treno in corsa. Ha fatto canestro due volte consecutive. Sì, hanno trovato le misure, ma Sassari non ci sta, e grande tripa di Makurat. E poi si va ad Andur, altro pick and roll con Sottana. Questo è un pick and roll semi immarcabile. Marina Mebri in transizione, il palleggio, arresto, tiro, e Maria Mebri invece mi sembra discretamente in forma. Thomas con l'arresto di potenza va a realizzare nonostante il raddoppio, tiratrice pura. Lei aveva come massimo stagionale, adesso Elisa Penna, a proposito di certezze, come anche qualcosina di più, sicuramente un po' di chili li deve, però risponde dall'altra parte con il tiro da tre punti e sale. Un minuto e mezzo, penserà ai playoff, giocherà contro il Geas, guarda caso, guarda chi si rivede. Schio può giocare fino in fondo, chiaramente rispetto verso il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Schio si qualifica alla finale, direi meritatissimo. Meritatissimo, è una grande stagione per loro.